Basket, ci siamo finalmente, il grande giorno è arrivato, segnatevi la data anche per tutti i nostri amici che ci stanno seguendo in diretta su Facebook, per quanti poi guarderanno la partita che stiamo registrando dagli spalti, pronti con le immagini anche del pubblico, mentre le squadre che stanno presentando il campo potrete sentire dalla boato che stanno per presentare il Formia. Siamo qui, Tiziana Palombi e Giuseppe Capuano delle prese, perché Guzzardi in cuffia, pronti per raccontarvi tutte le emozioni di Formia Basket Grotta Ferrata, ritorno della finale playoff. Il Meta Formia è a un passo, letteralmente un passo dalla Serie B. Andiamo a leggervi le informazioni prima di andare a ricapitolare quello che è successo nella gara d'andata. Il Meta che scende con Di Rocco numero 0, con 4 Polidori, numero 8 Coronini, numero 10 Rodriguez, 11 Varga, 14 Mannarelli, 16 Porpido, 17 Perez, 18 Norvedo, 21 Massaro, 24 Meschino. Ovviamente agli ordini di coach Giovanni Di Rocco, del suo vice Eugenio Polidori. Agli ordini invece di coach Stefano Busti e del vice Matteo Apa. Il Grotta Ferrata quest'oggi con Temperini numero 3, numero 5 Rossi, numero 8 Ridolfi, numero 9 Melillo, numero 10 Tretta, numero 11 Garofolo, 12 Spizzichini, 18 Meschini, 19 Brenda, 20 Proietti e 21 Guerzoni. Gli arbitri di quest'oggi sono i signori Remigio Bove e Silvio Faro. Non li invidio, oddio, magari un pochino sì, non li invidio perché io l'arbitro non lo so fare, ma li invidio sicuramente per essere parte di questa grande partita che può voler dire la storia per il Meta Formia. Un approdo in Serie B che sarebbe appunto storico e che magari non era preventivato all'inizio stagione, ne abbiamo parlato tanto nel corso della stagione regolare con i diretti interessati ai nostri microfoni, li avete potuti sentire e seguire assieme a noi per tutta la stagione. Intanto sta veramente per iniziare, 25 secondi si crea il countdown dell'inizio di gara 2 di questa finale playoff. Siamo felici di avervi con noi ancora una volta, pronti per un'ennesima partita di grande basket qui al Pala Fabiani. Vi lasciamo entrare nel palazzetto con noi. I tifosi del Meta che cantano, ci sperano, l'hanno sognato questo momento per tutta la stagione, hanno sognato questo momento per tutti i playoff. E adesso ci siamo, una partita decisiva. Cerchiamo di darvi subito i quintetti dalla nostra posizione abbastanza privilegiata. Sono Brenda, Ridolfi, Tretta, Garofolo e me ne manca uno. E Rossi, giustamente. Del Grotta Ferrata, dall'altra parte invece Coronini, Norvedo, Perez che tocca il primo pallone, Porpido e Rodriguez. Eccolo Porpido che attacca subito il ferro, cede a Rodriguez la finta di tiro e l'appoggio al tabellone, e sono subito due punti per il capitano Rodriguez. Siamo già dall'altra parte. Brenda, lo scarico dalla media distanza per il tiro sbagliato, il jumper di Ridolfi, il cross dall'altra parte per Perez e siamo 4-0 in un amen. Garofolo, palla per Tretta, un tiro difficile marcato da Rodriguez, riesce ad arrivare al canestro Tretta, poi Porfido che arma la 3 e inizia subito così la partita di Porfido, mentre il cronometro si deve fermare, che è caduta una trombetta sul terreno di gioco. Subito mani bollenti per il Meta Formia, tripla di Porfido, i due punti di Perez e di Rodriguez. Sono 7-2 le due squadre.
Garofalo, Ridolfi, Perez, la palla fuori, penetrazione, palleggio, arresto e tiro, è sbagliato, ma al rimbalzo arriva il numero 11 Garofalo, l'ultimo tocco è di un giocatore della meta. Sarà difficilissimo essere precisi in questa telecronaca perché abbiamo giustamente anche l'arbitro davanti. Il tiro da fuori sbagliato, tabellone e ferro, Porfido subito parte con il contropiede, isolato Porfido, si butta dentro, cerca un passaggio Rodriguez sul pallone che stava per diventare una palla persa, finta di tiro di Rodriguez, attacca il ferro ancora una volta, la palla smistata, fuori Porfido, la finta da tre, va vicino al ferro e dalla media distanza segna altri due punti. Meta che inizia con le marce altissime ad attaccare immediatamente nei primi secondi dell'azione, ma senza perdere la lucidità. L'abbiamo visto quante palle perse e recuperate sotto canestro. Il palleggio di Garofalo sbagliato, palla recuperata da Norbedo che si affida a Porfido, una mezza idea di tirare, poi cede ancora a Norbedo, Coronini, Porfido a spazio, sceglie Rodriguez dentro per Perez! Che inizio di partita, signori, della meta che sta già facendo vedere tanta roba. E qui c'è il fallo di Rodriguez, primo fallo della partita, e saranno due tiri liberi per il giocatore con la maglia numero 11, Luca, no, con la maglia numero 10, Federico Ridolfi, che sbaglia però il primo tiro dalla lunetta. Dentro il secondo. Siamo 11-3. Norbedo, Porfido. Si muovono i giocatori di Rocco. Porfido va al tiro, segna, subisce il fallo e andrà in lunetta per il libero supplementare. Il punteggio potrebbe diventare 14 e diventa 14, sfonda la barriera dei 10 punti, sono 11 punti massimo vantaggio per la squadra di casa. Brenda, palleggio insistito, la palla fuori per la tripla di Rossi che arma il braccio dalla distanza, ha bisogno dei suoi punti il Grottaferrata. Poi arriva il fallo dall'altra parte, ancora pescato Rodriguez con un lancio dalla difesa. Credo che il fallo l'abbia commesso Ridolfi. Tanto era Tretta che era andato dalla lunetta, io mi sto un po' imbriacando. Rodriguez. Fuori il secondo libero, 1-2 per il capitano, dall'altra parte Garofalo. La scoppata di Perez è fallosa su Ridolfi che andrà in lunetta. Secondo fallo per il meta, primo per Perez. Proprio Ridolfi che aveva commesso invece l'unico fallo del Grottaferrata, che adesso potrà andare con due tiri dalla lunetta. Sbaglia però la prima conclusione. Secondo errore per Ridolfi. 2-4 dalla lunetta per il numero 8 del Grottaferrata. 10 punti della gara d'andata per lui. Coronini per Porfido che arma ancora il braccio da tre! E la tripla di Porfido, mattatore indiscusso di questa seconda parte di stagione e di questi playoff. Poi c'è ancora un contatto con Coronini, credo, sulla partenza di Ridolfi.
Sì, fallo. Aspettiamo di vedere la paletta. No, il fallo è di Perez. Fallo sulla partenza di Ridolfi. Quindi un secondo fallo. Qualcosa non mi torna. Devo aver segnato male qualcosa. Va a sedersi Perez. Intanto gioca il Grottaferrata, il gancio, poi il tapin di Ridolfi. Il meta però è già dall'altra parte, Coronini, siamo 18-9. Porfido si perde il pallone, lo ritrova, si trova anche libero di attaccare. Lancio dall'altra parte per Rodriguez che deve accelerare il tiro, Ferro. E Grottaferrata dall'altra parte, la corsa di Garofolo si mette nelle mani di Rossi che prova a pescare una rimessa, c'è poi il fallo su Coronini di Federico Ridolfi, dovrebbe essere il secondo fallo di Ridolfi, vediamo se almeno stavolta ci ho preso, sì. Secondo fallo per il Grottaferrata. Coronini. Norbedo. Davanti a lui Rossi. Rodriguez si stacca. Norbedo va da Porfido. Attacca in salto. Recupera il pallone. E ancora Porfido. 13 punti già di Porfido in questo primo quarto. Ci prova da tre, tiro corto anziché no, primo ferro e Norbedo che scatta in contropiede, si deve liberare di Tretta, alla fine lascia Coronini, Rodriguez dentro per Meschino che intanto è entrato al posto di Perez che ha un problema di falli, subisce il fallo Meschino e saranno altri due tiri liberi per il meta, nel frattempo il fallo del numero 12, fallo di Spizzichini, mentre siamo 20-9. Time out chiamato dalla panchina, presumo, del Grottaferrata, e io ne approfitto per riprendere un attimo di fiato, almeno non urlare, anche perché io avviso dalla regia che non ho ritorno in cuffia, quindi non ho letteralmente idea di quanto possa stare alzando o meno la voce. Intanto tre falli per il Grottaferrata, così come tre sono quelli del meta, almeno da questo punto di vista non ho sbagliato, sbaglierò sicuramente a dare un fallo ai giocatori a uno dei giocatori di Dirocco, adesso scopriremo lungo la partita chi. Intanto avvio sprint per dire poco di Porfido, sono due triple, due, quattro, sei punti dal campo e uno dalla lunetta. Per un totale di 12 punti, che sul totale di 20 vuol dire più della metà dell'intero fatturato del meta in questo primo quarto. Intanto Meschino prova a timbrare il cartellino dalla lunetta. Non ci sono giocatori del meta in questo momento al rimbalzo, Meschino mette il primo, meta a 21. E fate pure 22, Meschino fa 2 su 2 dalla lunetta, 22-9 con 5-0-5 da giocare sul cronometro del primo quarto. Grottaferrata che attacca adesso isolato, però Rossi deve aspettare i compagni, va in palleggio, sceglie la soluzione per Brenda, ma palla recuperata dal meta che attacca adesso con Coronini che supera la metà campo, Porfido! E Porfido! Caldissimo! Piedi per terra, il ritmo il numero 16, impossibile da fermare in questo momento, il canestro per il numero 16, è una vasca da bagno. Adesso il Grottaferrata che prova, deve provare a ricucire uno strappo che si sta facendo clamoroso in questi soli primi 10 minuti di partita. Ci prova Brenda e ci riesce con due tiri in appoggio al tabellone, il punteggio di 25-11. Coronini, Norbedo,
Coronini, Meschino, 10 secondi per chiudere l'azione d'attacco. Meschino spalla Canesso, si gira la virata di Meschino, palla per aria! Vero tabellone canestro, tutto quello che si può avere in un tiro, quello che è importante per il meta, che sono due punti che vogliono dire 26-27. Intanto Norvedo prende e va ad appoggiare. Grottaferrata completamente allo sbando, 29-11 il punteggio. Il fallo di Porfido a dare un po' d'aria e di ossigeno alla squadra ospite di coach Stefano Busti. Meta con 4 falli. Con questo di Porfido, Spizzichini, palla non molto chiara per il compagno con la maglia numero 18, che però trasforma in due punti una situazione difficile. Due punti per Meschini. Rottaferrata quota 13 contro i 29 del meta. Rodriguez, Di Rocco è entrato anche lui. Di Rocco, Norvedo, Meschino, Rodriguez, Porfido con Meschino che ci prova. Il ferro sputa fuori la conclusione. Rottaferrata che attacca adesso. Rossi fa la schiacciata per terra di Brenda, che poi credo abbia subito il fallo di Meschino. Time out questa volta per Di Rocco. Raggiunto il limite dei falli per il meta, quindi ci sarà il tiro dalla lunetta. Punteggio di 29-13. Meta che ha preso il largo grazie a un primo quarto fino a questo momento impossibile, davvero impossibile, di Porfido. 3-0-1 sul cronometro del primo spicchio di questa partita. Si prepara dalla lunetta Daniele Brenda, il capitano della formazione ospite. 6 punti per lui nella gara d'andata, quota 2 fino a questo momento. Veramente è ancora più che lunga, lunghissima. Entra il primo ed entra anche il secondo, parabola alta per entrambi i liberi, fa 2 su 2 Brenda. Di Rocco, Norvedo, Porfido al piccolo trotto, Norvedo, movimento di Di Rocco, il fermo Rodriguez che si allarga all'ultimo, Norvedo sotto canestro, la palla fuori, arriva Meschino da 3, e l'urlo sotto i propri sostenitori. 32-15 il punteggio. Meta che prova a scavare un solco tra sé e il Grottaferrata. Brenda fuori, palla difficile, Rossi la deve prendere in due tempi. Ottima difesa degli uomini di Di Rocco. Sull'attacco ancora Grottaferrata, 2 punti per Brenda, che raggiunge già adesso il totale dei punti che aveva fatto nella gara d'andata. Quota 6, il capitano della squadra ospite che deve caricarsi i suoi sulle spalle. Rodriguez, palla complessa per Meschino, che attacca, poi segna, ma il canestro non è valido, c'era un fallo del numero 18, fallo di Meschini, e raggiunge il limite anche il Grottaferrata. 32
22-17. Meschino sbaglia il primo dei due tiri liberi. Secondo errore dalla lunetta per gli uomini di Tirocco. Entra il secondo. 33-17. Recupera palla Rodriguez e lancia Mannarelli che si fa tamponare. L'arbitro non fischia fallo, poco male, perché Mannarelli segna i punti numero 34 e 35. Doppiato il Grottaferrata. Massimo vantaggio per gli uomini di Rocco. Il tiro da tre sbagliato, Meschino sotto canestro, la va a prendere, l'arbitro fischia un fallo, probabilmente contro di Rocco, al fallo al rimbalzo, e quindi saranno due tiri liberi per il Grottaferrata. Dentro il primo libero di Garofalo. Dentro anche il secondo, 35-19 il punteggio. 1-28 allo scadere di un primo quarto elettrizzante a dir poco. Questi sono score da secondo quarto, non da primo probabilmente. Mannarelli, Meschino, prova da tre, tiro sbagliatissimo, ma se la va a prendere Rodriguez con ancora 8 secondi da giocare sul cronometro del 24 che diventano 5. Di Rocco ci prova da tre, Porfido, extra possesso, persa però la palla. Rossi, scambio con il suo numero 10 che arma il tiro, ancora però un errore di fretta. E allora ultimi 50 secondi del primo quarto, Di Rocco palla in mano, lascia a Porfido, Mannarelli, a lui il compito di attaccare, si ferma, trova Rodriguez che ci pensa troppo, alla fine non può tirare da tre, Porfido palleggia, palla tra le gambe, 4 secondi, 3 secondi, il tiro da distanza è impossibile per la rimessa fuori, extra possesso per il Metal, l'attacco di Porfido, c'è il fallo e saranno due tiri liberi per Porfido, il fallo del numero 19, Brenda. Primo fallo per Daniele Brenda. A quota 2 ci sono Perez e Ridolfi, uno per parte. Porfido, 37-19 per il Meta. Adesso deve difendere l'attacco di Spizzichini, la palla poi fuori per Meschini, ci perdiamo un po' l'azione, eccolo qua Spizzichini, la palla sporcata da Rodriguez e sarà però per il, appunto, sarà per il Grottaferrata. 7 secondi però per gli uomini di coach Butti per portare a termine l'azione offensiva. Tretta, Rossi, la difesa sempre forte sul numero 5, un tiro di Spizzichini un po' forzato, Di Rocco ci prova e finisce qui il primo quarto, 37-19. Porfido esaltante in questo primo spicchio di gara. Signori, è appena iniziata, restate con noi. Ed eccoci qua, è iniziato ora il secondo quarto, 37-19, il pulito delle due squadre, subito una palla persa per il Grottaferrata, 18 punti di Porfido, poi 3 di Rodriguez, 4 di Perez, 8 di Meschino, 2 per Mannarelli e il Norvedo per il Meta. Cronini adesso prova ad attaccare, dentro per Meschino, al resto
distanza tra le due squadre in questo momento. L'attacco della Grottaferrata riesce a prendersi un fallo. Tretta dovrebbe averlo commesso Dirocco. Aspettiamo di vedere, sì, fallo di Dirocco e dovrebbero essere due tiri liberi. 39-19. Freddissima per il Grottaferrata che sbaglia il primo dei due tiri liberi con il suo numero 10, fermo a due punti, che diventano tre con l'indicazione di questo. 39-20, fa un pochino meno impressione a vederlo così il punteggio, vi assicuriamo che è tutto vero. Varga, Mannarelli la recupera, arresto, tiro, ferro e palla piede Grottaferrata. Adesso prova a rovesciarsi dall'altra parte con la Tretta, si affida a Sicilia, ancora Tretta dentro per Brenda, si prova ad attaccare il ferro, alla fine il pallone arriva tra le mani di Meschini, sbagliato il tiro, Coronini a finalizzare la transizione offensiva. Mannarelli, Coronini ancora, Rodriguez, si è un po' fermi Rodriguez, allora attacca con il rovesciato e due punti per Rodriguez che porta a 41 i punti del meta. Un punteggio quasi da fine quarto, non da inizio secondo quarto, eppure siamo qui. L'attacco di Rossi, il fallo di Rodriguez. Cambio, esce il numero 10 al secondo fallo della sua partita, entra Norvedo. Tretta si butta dentro, lascia andare il pallone per aria, ma quest'oggi i dei del basket non vogliono bene alla Grottaferrata. Sta sbagliando un po' di tutto, poi c'è il fallo, non ho capito bene se di Tretta o di Meschini, perché segnalano un secondo fallo. Tretta non ne ha ancora commessi. Coronini, Mannarelli, primo fallo quindi per il Grottaferrata in questo secondo quarto, il meta è già a 2. Meschino, finta di tiro, palla per Norvedo, Mannarelli a spazio, sceglie andare da Meschino, ancora gira la palla dentro per Varga che deve attaccare il ferro, lo fa malissimo, praticamente un cross che sorvola tutto il ferro. E Grottaferrata dall'altra parte, Rossi subisce il fallo di Mannarelli, terzo fallo per il meta, primo per Mannarelli. Chiama lo schema Daniele Brenda, il capitano della formazione ospite. Tretta, finta di tiro per Spizzichini, fallo di Varga. È già a 4 falli il meta in questo secondo quarto, quando mancano ancora 7 minuti e 38 secondi alla chiusura del quarto. Fallo di Varga, di Rocco fa segno ai suoi di guardare il fatto che è saltata la paletta rossa, da adesso in poi si va in lunetta per il Grottaferrata. Spizzichini riceve la finta su Coronini, poi sbaglia il tiro, ma il fallo di Coronini manderà il numero 18, anzi numero 12 in lunetta. Primo fallo di Coronini, se non ho contato male, finalmente riesco ad azzeccarci qualcosa. 41-20, che diventano 21 con il primo libero realizzato, e entra anche il secondo, dove su due rispizzichini che marca, che timbra il cartellino, per lui 9 punti nella gara d'andata, 2 con questi due tiri dalla lunetta. Coronini, palleggio, arresto e tiro da 3, primo ferro, rimbalzo conquistato da Norvedo, si va da Meschino, ancora Coronini dentro per Varga, che stava per combinare un mezzo pasticcio, ma
Mannarelli con spazio, ancora il primo ferro, ancora una palla sporcata e ancora Mannarelli al rimbalzo. Torpedo, Coronini per Mannarelli, si va da Meschino, 7 secondi, 5, Meschino attacca, il tiro sbagliato, 3, 2, deve tirare Coronini, non se ne accorge, scade il cronometro, c'era la tripla di Mannarelli, ma era scaduto il tempo. Quindi si cambia il possesso, siamo... dalla panchina di Rocco, il tabellone dei punti segna 42-22, ma la vedo difficile perché sono a 22, sì, il Grottaferrata, ma non può essere a 42 il meta, infatti viene corretto, 41. Abbiamo segnato un punto per il tiro a tempo scaduto di Mannarelli, così per sfizio sulla fiducia. Quindi siamo 41-22 con la time out per gli uomini di Rocco. Si è fermato un po' l'attacco a valanga del meta in questo inizio di secondo quarto. Prova a ricucire lo strappo, ma è comunque sotto nel parziale 4-3 in questo secondo quarto. Il Grottaferrata, che però potrà usufruire praticamente di tutti i tiri dalla lunetta, ogni fallo del meta che ha già raggiunto il limite. Un solo fallo invece per il Grottaferrata, quello in questa seconda frazione di gioco. Norbedo rimette il pallone in gioco, ricomincia la partita. Coronini, si muove Mannarelli, sceglie a dare da Norbedo. Perez, arresto dentro per Varga e rovesciata di Varga. Adesso sì che si può aggiornare il punteggio, Formia a 43 con i primi 2 punti nella partita di Varga. Il rimbalzo preso da Perez. Varga che non era andato a segno nella partita d'andata, addirittura ho segnato che non è neanche entrato. E c'è un fallo, forse di Perez. Chiamano gli arbitri dal banco, un buon momento anche per me per capire chi ha fatto fallo, chi ha fatto palo, come direbbe Fantozzi. Ah no, c'è un cambio, il fallo è del Grottaferrata. Fallo di Simone Spizzichini, secondo fallo per lui e secondo fallo per il Grottaferrata. L'arbitro, li ricordiamo, gli arbitri sono Remigio Bove e Silvio Faro. Adesso uno dei due sta andando a dare spiegazioni a coach Busti. Spiegazioni ancora, i giocatori del Grottaferrata non stanno dando ben capendo. Mannarelli alla rimessa, 14 secondi. Varga, Mannarelli, Norbedo, Coronini. Finta contro finta, il tiro da 3 di Coronini che arma il cannone, spara una tripla che porta il meta a 46. Attacca adesso il Grottaferrata, rischia però di perdere il pallone con un palleggio sbagliato, adesso risponde da 3, stretta, tripla da una parte, tripla all'altra, i primi 3 punti di Coronini, 46-25, ha risposto con la tripla stretta, si butta dentro Coronini ancora con la mano in faccia, chiamava fallo, intanto su
sono 2 punti per il Meta. Ancora Tretta in possesso, la palla sporcata da un compagno. No, ha visto bene l'arbitro, più lontano dalla nostra postazione. La rimessa è della Grottaferrata. ...4:55, abbiamo scavallato la metà del secondo quarto. Il palleggio, arresto, il tiro, il primo ferro preso da Ridolfi, rimbalzo conquistato da Perez, Torpedo. Perez si mette nelle mani di Cronino, il lancio per il palla dietro la schiena, sarebbe stata una roba spettacolare. Peccato per il Meta, per i suoi tifosi, la palla finisce fuori sul passaggio rischioso, spettacolare, di Torpedo, sbagliato però. Tretta può attaccare, il finto blocco di Brenda che poi si butta dentro, la palla comunque viaggia sul perimetro. Eccolo adesso Brenda che viene servito contro di lui, Perez che non si smuove da lì. Tretta ancora da tre, primo ferro, rimbalzo preso proprio da Brenda, di nuovo fuori per Tretta. La palla sbagliata però dentro per Mannarelli, c'è il fallo del numero 18 Meschini, dovrebbe essere arrivato al terzo fallo, sì. Terzo fallo di Meschini, così come sono 3 quelli della Grottaferrata. Esce Corolini, entra Porfido, attenzione adesso a come entra in campo il numero 16 che si è fermato ai 18, signori, 18 punti nel primo quarto. 48-25. Torpedo. Mannarelli a spazio, preferisce aspettare. C'è un fallo di Mannarelli che poi va a parlare con il diretto avversario. La Tretta viene preso di peso da Torpedo. È stato un fallo a Mannarelli, non ho ben capito cosa però. Torpedo, palla recuperata dal Meta, attenzione adesso Porfido, Torpedo attacca, Torpedo fuori per Varga che rischia più volte di perdere il pallone, alla fine la tiene, Mannarelli deve aspettare la conclusione, la palla che si incastra tra il ferro e il tabellone. Mannarelli che va a sedersi, così come... no, ma va a sedersi, entra Di Rocco. Porfido era lì per battere la rimessa, Di Rocco, eccolo in possesso. Porfido dentro per Varga, bacio al tabellone! 2 altri 2 punti di Varga, che sale a quota 4. Saluto fa salire il Meta a 50. Tretta. La palla per Rossi, gira, si rigira, torna il pallone tra le sue mani, dentro, a sbattere contro Perez, tutto regolare, Brenda si è fermato, Porfido stoppato da dietro, Perez al recupero, il fallo subito da Perez, il fallo del numero 11, fallo di, no, dovrebbe essere, sì, fallo di Garofolo. Quindi sono 2 tiri liberi per Perez, quello di Garofolo dovrebbe essere il primo per lui. Amanda in bonus il Meta tra le altre cose. Perez fermo a quota 4 dopo i 23 della gara d'andata, ma soprattutto i 515 della stagione regolare che lo rendono il quarto marcatore della regular season, ma è al primo posto nei playoff. 90 punti, 18 e 0 di media. Vedremo se si
forza media si alzerà o si abbasserà alla fine della partita. Intanto con qualche difficoltà mette il primo tiro libero. Entra anche il secondo, 2 di Perez, metà Formia 52 contro il 25 del Grottaferrata. Punteggio speculare, 52-25. L'Orbedo di Rocco, schiato qualcosa a palla lontana, fallo di Varga ancora. Secondo fallo per Filip Varga Brzka. Spizzichino per Garofolo, la palla fuori per Rossi, secondo ferro, rimbalzo perfezionato da Norvedo che poi se ne va con la palla dentro la schiena, si ferma, palla recuperata dal Grottaferrata, ritmi altissimi in questa fase finale del secondo quarto, Rossi per Garofolo, dall'altra parte per il numero 8 che arma il tiro da 3, sbagliato, forfito la svista per Norvedo, 52-25. A 2:03 dalla fine del secondo quarto, time out. E anch'io ne approfitto per prendere un po' di fiato, magari facciamo sentire nel frattempo l'atmosfera al Palla Fabiani. Cambi anche per il Grottaferrata. Norvedo va a sedersi su posto Mannarelli. Quindi Mannarelli, Porfido, Perez, Varga e Di Rocco. Quintetto per il meta che insiste quindi a giocare con Varga e Perez insieme. Di Rocco, Porfido. Pallacanestro si gira, appoggia il tabellone e riprende dove ha finito Porfido, i punti numero 19 e 20 della sua partita che portano a 54 il fatturato della squadra di casa. È entrato anche Temperini per il Grottaferrata che adesso va a segno con Brenda. 27 per il Grottaferrata in questo momento. Mannarelli, Di Rocco esce dai blocchi, serve Perez che guarda il canestro, primo ferro, Porfido al rimbalzo, ci arriva poi Varga, la palla schizza, ancora buona per Porfido, la presenza al rimbalzo dei uomini di Di Rocco, meta 56. Ridolfi fuori la palla per Rossi e valleggia arresto e tiro, 2 punti per Rossi. Cerca di non perdere definitivamente le distanze di Grottaferrata. Un secondo quarto sicuramente più equilibrato rispetto al primo, ma che ha contribuito a scavare un solco importante quando ci avviciniamo all'intervallo. Porfido arma da 3, primo ferro, la palla poi tocca la parte superiore del tabellone e diventa buona per il Grottaferrata. Discrepanza di 3 secondi tra il cronometro e quello dei 24, 27 secondi alla fine, 56 a 29 il punteggio. C'è stato un fallo, sì, sinceramente me lo sono perso. Primo errore di Brenda. Vai anche il secondo che finisce cortissimo, recupera però il pallone la squadra ospite, Ridolfi, Garofolo
Potrebbe Garoppolo, non Garoppolo. Ancora Ridolfi, la palla buona di Ridolfi, che va a segnare due punti. 5 secondi per il Meta che perde il pallone. E sullo scadere dei 24 sbaglia il tiro Brenda. Si chiude così il secondo quarto, il primo tempo di questa partita, 56-31, meno di 10 minuti di pausa e poi torniamo qui. Gioco più di tutti gli altri, non si può mai dire fine prima della sirena che dichiara finita appunto la partita. Primo possesso del terzo quarto per il Grottaferrata, che adesso attacca con Garoppolo, fuori per Tretta. Ridolfi ancora per il suo numero 10, dentro ben pescato il numero 8 Ridolfi, che sbaglia però da due. Cronini chiama le rotazioni, dentro per Porfido che aspetta sull'arco, Torpedo, Cronini, Perez marcatissimo, servito, si libera però in maniera fallosa del numero 19, fallo di Perez che sale a quota 3, è già il primo fallo del terzo quarto. Meta che ha iniziato il secondo quarto commettendo praticamente in fila i falli che hanno portato subito in bonus Grottaferrata, Grottaferrata che però non è riuscita a sfruttare la situazione. 0-2 di Brenda nel appunto del terzo quarto, poi il 2-2 di Spizzichini. Adesso ci prova e riesce con l'aiuto del ferro Tretta. Di Porfido, mentre io stavo segnando le cose sentivo dallo way che era successo qualcosa. Porfido è veramente una macchina in questa partita. Meta che non vuole lasciare andare questo treno che si chiama Serie B. Tretta, fuori le mani di Colonini che appollipano il pallone, poi il fallo di Tretta in tentativo di andare a strappare il pallone proprio a Colonini, secondo fallo di Tretta. Gabriele Meschini dall'altra, Cronini se ne va però dentro proprio per Perez che appoggia il tabellone, 61-33. Vicina al più 30 il Meta, incredibile davvero, in una finale di playoff. Tretta per Ridolfi, cerca aiuti, alla fine scarica di nuovo fuori per Tretta, secondo ferro e rimbalzo catturato da Brenda, si va ancora da Russi, fuori marcato da Norbedo, il blocco di Ridolfi e il fallo di Norbedo, un tentativo di liberarsi del blocco e della commettere fallo sul portatore di palla, primo fallo di Norbedo secondo i miei calcoli. E qui il tiro da fuori viene sputato fuori, Ridolfi ancora non riesce a segnare, Grottaferrata, la palla proprio non vuole entrare, sbaglia e la terza conclusione consecutiva è la Grottaferrata. Coronini per Perez, questa volta il pallone esce, alla fine ci ripesca Perez, la palla che
ancora altri due punti per Perez, arriva il più 30 del meta, 7 e 30 dalla fine, siamo 63 a 33. Mentre raggiunge la doppia cifra Perez con Porfido che viaggia a quota 25. Questa ferrata che deve assolutamente scuotersi, ormai tempo ce n'è tanto, ma la forbice si è fatta palesemente larga. Adesso attacca proprio la squadra ospite, Rossi per Ridolfi, la palla dalle mani di Tretta, ancora Ridolfi, Garofalo, la stoppata di Perez, che poi guarda il suo pubblico, non molla un centimetro il meta Formia. La stoppata di Perez a sputare via l'attacco di Coltaferrata, che resta con 7 secondi per chiudere l'azione d'attacco. Garofalo fuori il tiro da 3, solo rete per Brenda. Rodriguez, Coronini, Norbedo fuori con Inis, braccia, e il fallo è di Tretta. No, fallo di... sì, di Tretta. Però è di Garofalo, avevo visto male. Terzo fallo? Però qualcosa non mi torna. Vabbè, poco male. Quello che conta è che ci sono i liberi per Coronini. Continua la rabbia di Luca Garofalo. Coronini mette il sesto punto della sua gara. Sbaglia il secondo. Ne ha un altro a disposizione Coronini, perché il primo era per il tecnico. La rabbia di Garofalo, segna il secondo dei tre tiri liberi a disposizione Coronini, 65 a 36. Rossi, palla poi spedita fuori, palla per il Coltaferrata, è stata la deviazione di Rodriguez. Dodici secondi per il Coltaferrata per chiudere l'azione. Ridolfi contro Coronini, Tretta si muove, si libera, palla in mezzo alle gambe, ma la prende Rodriguez. Coronini, Norbedo, Porfido arma il braccio e la tripla di Porfido! Io non ho parole, quindi lascio con me il commento al boato del Pala Fabiani. Porfido letteralmente una macchina spara triple, 68 a 36, massimo vantaggio per il meta. Col Coltaferrata che continua a sparare a salve. Perez, Coronini, dentro per Rodriguez, palla difficile che rischia Coronini, e il Coltaferrata che si riversa dall'altra parte. Rossi che va a tamponare Coronini, pesca il fallo del numero 8.
secondo fallo per lui e terzo fallo per il Meta in questo terzo quarto. 3 anche per il Grottaferrata. Adesso attacca con Ridolfi, si butta dentro, appoggia il tabellone, la palla litiga con il Ferop, chiede un fallo per scambiare uno all'arbitro. Vada a regolare la difesa, l'arbitro ne sta comunque sicuramente più di me. Coronini. E poi c'è il fallo proprio del numero 8, fallo di Ridolfi. Terzo fallo di Ridolfi che va a sedersi. Quarto fallo di Ridolfi. Va a sedersi. Sta litigando e parecchio con gli arbitri. Sta scontrando parecchio con gli arbitri il Grottaferrata. Porfido Rodriguez, la palla sporcata. Meschini riesce a buttarla fuori. Poi Brenda, transizione offensiva rapida e funzionale per i due punti, i primi due punti di Temperini in questa partita. Porfido sbaglia un calcio di rigore. Qua Temperini. Meschini, tiro fortissimo di Brenda. Brutto l'attacco di Porfido, brutto l'attacco di Brenda dall'altra parte. Coronini, Norvedo trova un buco, c'è in fila, serve Rodriguez che subisce il fallo di Meschini. Ancora una volta non particolarmente d'accordo i giocatori del Grottaferrata. Deve essere quarto fallo anche per Meschini, sì. Entra Meschino al posto di Norvedo, mentre Rodriguez va in lunetta. Cinque punti per Rodriguez che diventano 6 con questo libero. Ed entra il secondo, 3 su 4 dalla lunetta per il capitano del Meta in questa partita, a riportare 30 punti di distanza tra le due squadre. L'attacco di Garofolo. Meschini che è rimasto in campo nonostante 4 falli. Adesso prova il tiro dalla metà distanza, parabola alta che va a trovare la retina. 70-42. Meschino fuori per Porfido, finta, penetrazione, scarico per Perez. Tutto bene, tutto benissimo. L'impressione che difensivamente la Grottaferrata abbia un po' mollato. 72-42. Pascolano i giocatori del Meta nelle praterie lasciate dai giocatori del Grottaferrata. C'è il fallo qui di Porfido. Raggiunge il bonus il Grottaferrata, sì. Secondo fallo di Porfido. Temperini, la finta, fa saltare a vuoto Rodriguez, non ne approfitta per il numero 3, il tiro sbagliato da Garofolo. Coronini. Porfido, il tiro di Porfido! Punti di Porfido, signori, 31. Ho quasi impressione, 75-42, il canestro che diventa una vasca da bagno per il numero 16 del Meta, mentre commette fallo, credo, Coronini. Sì, manda in lunetta Meschini, esce proprio Coronini per far entrare Di Rocco. Terzo fallo di Coronini. Viaggio in lunetta
per Meschini. 4 punti per lui in questa partita che diventano 5, erano 4 anche nella gara d'andata. E qualcuno può spegnere le luci. Entra anche il secondo. Pirocco, 31 punti di distanza tra le due squadre con 2.46 sul cronometro. Meschino della media distanza sbaglia per Slot al rimbalzo e poi alla fine diventa buono ancora per Porfido. Rodriguez dentro per Perez, la tocca Meschini, ci prova Di Rocco, non riesce a tenerla in campo. Rimessa per Grottaferrata. Temperini riesce, Rossi con un miracolo sforzo a difendere il possesso, la palla ancora per Temperini nell'angolo per Brenda, tiro sbagliato e non di poco. Pirocco un po' alla disperazione, i tiri a questo punto della Grottaferrata. Rodriguez per Perez che ancora trova spazio, ancora si butta al ferro e ancora 2 punti per Edu Perez. Alla quota 14, Temperini trova altri 2 punti per lui, importanti per il numero 3, importanti per il Grottaferrata per continuare a sperare in un ribaltone nell'ultimo quarto di gioco, anche se ne manca ancora 1 minuto e 41 secondi alla fine di questo terzo quarto. Rodriguez, Meschino, Rodriguez da 3, il ferro, il rimbalzo controllato dalla Grottaferrata. Rossi palleggia, arresto e tiro, la palla che sbatte con il tabellone non dà soddisfazione al numero 5, poi arriva il fallo di Rocco che manderà in lunetta Temperini. Va a sedersi Porfido, c'è una standing ovation per il numero 16, fuori classe puro. 6 bombe dall'arco per lui in questa partita. Temperini sbaglia il primo dei due tiri liberi. Va a mettere dentro il secondo, 77-47. Per un attimo il pallone, poi trova Varga dentro per Rodriguez, fuori per Mannarelli che ci pensa, tira da 3, il ferro, il rimbalzo controllato da Meschini, dall'altra parte Temperini, un pallone, una micidiale, una bomba quella di Proietti, ancora tra i Temperini, dentro per Brenda, che non ricordo di averlo visto fermo mai, penso di aver giocato tutti. Meschini intanto segna e subisce il fallo, andrà in lunetta per il libero supplementare sul fallo di Mannarelli. E dentro ancora il libero di Meschini, 3 su 3 per lui, 77-50. Pirocco, Varga, Mannarelli alla presa volante e l'appoggio al tabellone, 79-50, con altri 2 punti fanno 4 nella partita di Mannarelli e manca ancora tutto un quarto da giocare, 26 secondi, l'attacco di Garofolo in jumper che vale 2 punti. Quattro punti anche per Garofolo. Pirocco, 10 secondi all'ultimo intervallo di questa gara, Vado Rodriguez che arma il tiro da 3, secondo ferro, rimbalzo controllato da Proietti, ultimo secondo, non fa in tempo a tirare, non guarda il cronometro, il numero 20, finisce qui il terzo quarto, 79-52, restate con noi perché tra poco inizia l'ultimo atto di questo campionato di Serie C Gold Metafornia, avanti!
Formia Grottaferrata, gara 2 della finale playoff che vale la Serie B. Meta saldamente in vantaggio, 79 a 52, che diventano 81 a 52 con i punti numero 15 e 16 di Edu Perez. Grottaferrata che invece dall'altra parte perde malamente il pallone. Squadra giustamente da un certo punto di vista allo sbando, tramortita dall'inizio folle del Meta Formia. Meschino si gira, cerca un angolo impossibile, non lo trova, dall'altra parte si butta Temperini a gran velocità, strappa via il pallone di Rocco. Meta che sente l'odore del sangue, Mannarelli sbaglia al rimbalzo, ci arriva Varga, la rimessa è per Grottaferrata, l'ultimo tocco proprio del numero 11. Ancora un tiro sbagliato da Temperini, riesce a prendere il rimbalzo, ancora una volta Brenda, l'ultimo a mollare. Il tiro di Perez e segna anche da tre Perez. Avevamo detto attenzione perché aveva una certa media e una certa qual predisposizione ad andare qua a sfiorare quota 20, il numero 17 è arrivato a quota 19. Ancora Perez si gira, palla morbida, Meschini a prendere il rimbalzo, palla persa però ancora di Grottaferrata, ci mette la mano Garofolo e riesce a recuperare il pasticcio dei compagni. Temperini, prenda ancora per il numero 3, Garofolo si allarga, il tiro in corsa e verdure. Proietti, vai ancora, Varga al rimbalzo, di Rocco. Meschino. Cerca un passaggio senza senso. Sei e 42. Al traguardo, Meta che vede lo striscione ormai da un pezzo, 86 a 54, ci fidiamo della bellezza di questo sport, ma onestamente 32 punti da recuperare in poco più di 6 minuti, la vedo durissima per il Grottaferrata che sembra aver perso, oltre alle energie, anche la convinzione necessaria per marcare in difesa ed essere efficace in attacco. Retta, il tiro da due sbagliato da Temperini, ci mette una mano Proietti, Temperini a combattere, poi Retta riesce a smistare per i compagni, sarà ancora Proietti, fuori per Temperini, il tiro da tre di Temperini, palla presa al volo da Perez. Eccolo Varga che si gira, lascia andare un gancio completamente sbagliato, fischia passi contro il numero 11. Cominciano a cantare i tifosi del Meta, Serie B, Serie B, mentre entra in campo anche Marco.
noi il traguardo, avvicinarsi sempre di più. Temperini, Garofolo, Trezza, scusate, Proietti, Brenda, ancora Proietti che ci prova da tre, una fucilata, spegne sul secondo ferro, Meschini a guadagnare un extra possesso per i suoi, eccolo Tretta, ci prova da tre, ancora un errore, Proietti, di nuovo Temperini, la possibilità di attaccare, il blocco di Meschini, il muro di Perez. Coronini va a mettersi in un imbuto, riesce a trovare comunque Perez che arma la 3, secondo ferro Meschino che leva il pallone dalle mani di Massaro, ne esce una palla recuperata per il Grottaferrata, Proietti, Pinta si butta dentro, la stoppata ancora di Perez senza pietà, ed un Perez entra in campo Francesco Melillo al posto di Temperini, garbage time che arriva molto presto a metà del quarto quarto, 5 minuti al termine, Proietti, Temperini e adesso Melillo, giocatori che non avevano giocato, non avevano comunque segnato nella gara d'andata. Il fallo di Varga, quarto fallo per Filip Varga Brzica, farvi capire anche un po' l'andazzo. Nei precedenti tre quarti si è raggiunto il bonus anche abbastanza presto quando riguarda il Formia. Adesso, dopo 5 minuti, il primo paro di questo quarto quarto. Massaro, Coronini dietro la schiena, pallone che si perde oltre la linea laterale. Lucidità a questo punto, assicuriamo che la temperatura è bollente e non solo per l'entusiasmo dei tifosi. Coronini, Norbedo, chiaramente ritmi molto più lenti in quest'ultima frazione di gioco. Massaro si perde il pallone, la rimessa per il Grottaferrata. Norbedo, si fa vedere ancora Massaro, Norbedo ci prova, sbaglia completamente la conclusione ed è bravo Redolfi a riconquistare palla, Tretta per la controllante di Melillo, non entra neanche questa, 3:25, cominciano a scorrere molto presto i titoli di coda su questa partita, 86-54, 32 punti di distanza, meta che se la prende comoda, aspettando anche il cronometro, anche per non allargare il passivo. Norbedo ci prova, sbaglia la 3, pronto ad entrare anche Politori, cominciano ad attaccare qualcosa dalla panchina del meta, ma è veramente lo striscione del traguardo, è lontano solamente sul cronometro, tentativo di Proietti sbagliato. Con l'altra parte e c'è gloria anche per Massaro che segna due punti, time out per coach Butti.
chiamato realtà, con una B ovviamente, formato gigante, per un campionato condotto dal gigante, quello della Metaformia, che dopo aver disputato una stagione regolare pazzesca, soprattutto dalle mura di casa, è andata a vincere questa finale contro la capolista, vincendo a Grottaferrata, ricordiamo l'andata che si è chiusa il 1° giugno, 72-74 e adesso 88-54. Il Meta sta portando a casa un risultato storico che la porterà, a meno di, non so dire ormai, la porterà al bando alla scaramanzia. La prima volta in Serie B c'è festa già sulle panchine, così come c'è festa sugli spalti. Bandiere che sventolano, magliette che volano, diventa difficile anche riuscire a vederla proprio la partita a questo punto. Con questo è il fallo Gueronzi che mette piede in campo, Polidori prende il cartellino per un fallo. In panchina piangono i giocatori, veramente c'è tutto il rammarico per quelli della Grottaferrata, delusi, affranti sulle proprie panchine, quasi increduli. Dall'altra parte è stata una squadra che è diventata una vera e propria corazzata, soprattutto in questi playoff, soprattutto qui al Palafabbiani per la stagione regolare. Una squadra che forse non era nata per vincere, ma che è diventata vincente, che lo è stata fino alla fine e che lo sta per diventare tra 1 minuto e 48 secondi. 88-54, tempo proprio per fare un poco di retorica, per andare a raccontarvi quelle che sono le emozioni che si continuano a vivere qui al palazzetto, mentre Merillo mette il primo di due tiri liberi, il secondo lo sta per tirare per rendere un po' meno amara quantomeno la sua partita. Primi due punti nella gara di Merillo, 88-56. Norvedo, Di Rocco, Polidori, Norvedo ancora per Polidori, palla a canestro, Polidori cerca spazio, lascia andare per avere il pallone e sono due punti anche per Polidori, che va a segno in questi playoff, in questa finale di playoff. Sbaglia Proietti, ultimi minuto, ultimo minuto e 12, 11, 10 secondi. Di Rocco, ancora Polidori, Di Rocco, di nuovo Polidori, Massaro, la finta di Massaro, poi lascia andare per aria, un pallone orrendo, ma poco importa. Proietti, arresto e tiro, secondo ferro, la palla oggi non è proprio voluta entrare, il fallo di Massaro che manderà in lunetta Guerzoni. Grottaferrata che potrà sicuramente recriminare per le tante occasioni sciupate, i tanti canestri sbagliati, magari qualche fallo poco compreso, ma non può giustificare un atteggiamento che li ha portati a subire un passivo di 90-56 sul tabellone alla fine della partita, che adesso diventa 57 con il primo dei liberi segnato da Guerzoni, che sbaglia il secondo, recupera palla Meschini, al rimbalzo Massaro, la sporca da Di Rocco, ultimi 40 secondi di partita, ultimi due possessi di Metaformia Basketball, Grottaferrata, Varga, palla un po' nel nulla per Di Rocco, l'unico a non aver ancora segnato in questa gara da tre, Massaro sbaglia e non di poco, ed eccolo l'ultimo possesso del Grottaferrata che lascerà presumibilmente morire la partita con il pallone in mano. E allora è il momento di festeggiare, 90-57, si chiude
chiude con una prestazione straordinaria di Porfido, meravigliosa di Perez, ma grandiosa da parte di tutto il Metaformia, che in questo momento è in Serie B per la prima volta nella sua storia. Urla il Palafabiani, urlano i giocatori in campo, onore agli sconfitti, perché Grottaferrata ha condotto una stagione regolare memorabile, ma si è fermata sull'ostacolo di una squadra che non ha voluto sapere niente. La vittoria della Metaformia, che meritatamente sale di categoria e per la prima volta nella sua storia andrà a disputare un campionato di Serie B. Io mi taccio un momento, vi lascio godere le urla del Palafabiani. E signori, allora a questo punto a me non resta che ringraziare Tiziana Palombi, Giuseppe Capuano, che hanno filmato le immagini che avete visto, che vedrete, che state vedendo, che chissà quante volte rivedrete, per ricordarvi di questo momento. Ringraziare questa stupenda stagione che ha visto il Metaformia protagonista, ringraziare questo palazzetto per aver ospitato Telegolfo, e quindi da Davide Guzzardi un ringraziamento e un saluto e un enorme complimenti al Metaformia in Serie B. Rimanete con noi, perché è finita per la diretta, per le emozioni della partita, adesso le emozioni del post partita e poi con tutti gli appuntamenti sempre qui, sempre con noi, sempre su Telegolfo. Eccoci qua Presidente, è finita la partita, è finita la stagione, non c'era modo migliore per concludere. E che te devo dire? Mi metti in... No, dai.
Scherzi a parte, sì, chiudere così una stagione non si può chiedere di più. Vincere in casa, davanti al tuo pubblico, e che pubblico! Io non potevo chiedere di meglio da quest'annata. Adesso, proprio adesso, ho finito di abbracciare il sindaco, è rimasta contentissima. Speriamo che anche lei abbia capito che questo sport è uno sport sano e che ha bisogno solo di essere un po' aiutato, solo questo qui. Abbiamo provato a raccogliere qualcuno, ma è praticamente impossibile riuscire a staccare il giocatore e l'allenatore in questo momento di festa. Festa anche per il pubblico, lei ha parlato di abbracci, l'abbraccio che ha riservato oggi il pubblico di Formia a questa squadra che li ha fatti sognare per una stagione, beh, è stata sicuramente una delle note più belle di questo intero campionato. Assolutamente, vedere questo pubblico ci dovrebbe essere tutte le domeniche al palazzetto. E allora tu per una città hai fatto qualcosa di serio, hai fatto qualcosa di vero. Quando riesci a raggruppare 500-600 persone come stasera in questo palazzetto, hai fatto il massimo che puoi fare per la città, una cosa sana, una cosa bella che tutti quanti devono poter accedere. Sembrava quasi destino a un certo punto, praticamente qualsiasi palla venivano per aria, finiva nel canestro. L'istacco lo vediamo ancora lì, 90-57 contro una delle squadre più forti di questa stagione. Se era presumibile una vittoria di questo tipo o se era semplicemente le congiunzioni che volevano il Forma in Serie B? Assolutamente le congiunzioni, perché ti garantisco che io il campionato sono sicuro che lo abbiamo vinto in gara 1 a Grottaferrata. Quindi è la gara 1 di questi playoff, nella finale d'andata. L'abbiamo vinto lì, nel senso che era l'unico sfavore di squadra che avevamo, cioè giocare per due volte fuori casa. Abbiamo vinto la prima e basta. E qui il presidente è stato assaltato. Eccoci con coach Di Rocco, è finita, l'abbiamo vista intenta a festeggiare, abbiamo provato a tirarla fuori, forse è il momento più sbagliato, è stato un super gavettone, intanto è qui, diventa anche difficile fare delle domande a questo punto perché abbiamo parlato praticamente per tutta la stagione. Quali sono le sensazioni dopo una vittoria, la vediamo ancora al di riflesso sotto tabellone, di questa portata sembrava quasi destino che il Formia dovesse salire in Serie B? Ma è chiaro che c'è grandissima gioia. Oggi coroniamo un percorso che è iniziato 7 anni fa con la costituzione del Formia Basketball, con l'avvento della famiglia Tartaglione, senza la quale noi non avremmo mai potuto pensare, sognare livelli così alti. Quindi coroniamo questo percorso, un percorso che nella fattispecie di quest'anno è cominciato con l'allestimento di un roster importante, sicuramente tutti ci davano per la squadra da battere e noi questo ruolo lo abbiamo accettato, però è chiaro che nello sport non è semplice vestire appunto i panni della squadra da battere, perché è un conto quello che si stabilisce ad agosto, è un conto poi quello che il team, lo staff, la società riescono poi a produrre in simbiosi lavorando in team, e chiaramente non è facile. La vittoria è sempre una delle 16 squadre che giocano nel campionato. Questa era una vittoria per andare in Serie B, quindi era una vittoria con un concetto estremamente alto. Noi devo dirti che abbiamo attraversato anche fasi buie, abbiamo attraversato, come ogni percorso lungo 8 mesi e mezzo, ci sono momenti nel governare il team, nel governare lo staff e la società insieme. Quindi, come dire, abbiamo sofferto, abbiamo lottato e credo che però siamo arrivati nel punto più caratterizzante della stagione, con il motore acceso al punto giusto, e voglio dare il merito al nostro preparatore fisico Ansel Perilli, che non ha sbagliato nulla praticamente.
oltre a ricordare la collaborazione del mio vice allenatore Eugenio Polidori, del nostro dirigente e accompagnatore storico Roberto Zangrillo, dell'addetto agli arbitri Vincenzo Di Massa, del dottor Michele Vellucci e, come ho detto, della famiglia Tartaglione, che è un po' come dire, il nostro angelo custode. Senza Roberto, Tonino e Marco, ripeto, noi non avremmo mai volato così in alto, quindi le sensazioni sono belle. Adesso è bellissimo vedere il Palafabbiani con tutti questi ragazzi a festeggiare e come dire, è stato molto bello vederlo pieno all'inverosimile, assordante, con i cori Formia Serie B. È stato veramente emozionante. Infatti un palazzetto talmente pieno, abbiamo trovato difficoltà anche noi a piazzarci, a dire la verità. Quindi è inutile adesso soffermarsi sul pubblico, perché è sempre stato presente durante la stagione, in questa partita chiaramente più che altre volte. Una promozione in Serie B del Meta che arriva dopo la notizia della rinuncia e il titolo del Basket Scauri nella stessa serie. Si sente un po' la responsabilità, chiaramente tutta la gioia di un golfo intero, di un territorio sano che rischiava di perdere la squadra di riferimento, adesso trova il Meta. Se si sente un po' la responsabilità di dover rappresentare tutto questo territorio del Sud Pontino? Io ho appreso, come tutti noi addetti ai lavori, ho appreso l'altro ieri la notizia di cui hai parlato tu, ma devo dire che oggi invece ho appreso un'altra notizia, che il sindaco Gerardo Stefanelli ha immediatamente posto all'ordine del giorno la questione, e quindi io mi piace pensare, ecco, mi voglio esprimere così, mi piace pensare che Gerardo Stefanelli, che tra le altre cose è un grande appassionato di basket, possa mettere a posto questa situazione e possa come dire, ripristinare la normalità in seno al basket Scauri, affinché Scauri possa continuare al di là di queste voci così un po' nere che sono uscite in questi giorni. Io credo che attraverso come dire, il coinvolgimento un po' di tutti, credo che si può e si deve salvaguardare un patrimonio che dura da tantissimi anni e al quale tutti noi siamo comunque affezionati, perché è parte integrante della storia della provincia, tantissimi campionati di B, e quindi direi che la voglio pensare così, non la voglio pensare negativamente. Bene coach, noi non penso abbiamo altre cose da dire, abbiamo parlato per una stagione intera, sarebbe a questo punto anche futile fermarsi sugli aspetti tecnici. La lascio andare a festeggiare, e davvero grazie complimenti a te, grazie a voi, alle persone che ci avete, come dire, assistito, con le quali abbiamo collaborato. È stato un percorso anche per voi, come dire, lungo, ma credo di soddisfazione. È come dire, un pizzicotto della promozione, è anche merito vostro, perché ci avete, come dire, seguito con affetto e avete, come dire, proiettato il nostro lavoro nell'etere. È stato un onore raccontarla, grazie. Grazie a voi, grazie.